Buonasera amici di la TV, ben ritrovati nel mio angolo, nell'angolo di Katia, in mezzo a questi petali per questo aprile rosa. Ma di cosa parlano le donne? Le donne parlano di tante cose, ma l'argomento di questa serata ve lo anticipo così. Di donare l'espressione dei nostri sentimenti, di tenerci stretto chi ci regala amore, tempo, vicinanza, ascolto. Anticipato questo argomento, l'autrice di queste parole è Alessandra Cagnazzo, un avvocato matrimonialista. Insolito inizio, ma volevo presentarti in questo modo. Benvenuta, Alessandra. Grazie, che bel regalo, <ride> le ho riconosciute. Le ho riconosciute queste sì, parole. Siamo andati a spruciare sulla tua pagina Facebook che è seguitissima perché insomma, fare l'avvocato in questo ah. periodo e occuparsi di separazioni e restare romantici non è esattamente. Un equilibrio facilissimo. Da dove vogliamo partire? Dalla parte romantica? Beh sì, nel senso che eh, chiunque eh, sappia del mio lavoro immagina un sottofondo di cinismo certo. nella mia vita, proprio perché io in genere appunto accompagno, non mi occupo solo di questo, ma fondamentalmente eh, è la, mia, eh, la mia professione è quella di accompagnare queste persone nella fase della disgregazione. Della coppia, nel, della disgregazione dei legami coniugali, dei legami familiari. Quindi è chiaro che tu assisti quasi quotidianamente al disfacimento di un sentimento, di un progetto di vita. Però il romanticismo qual è? È quello di poi di continuare a seguire queste vicende e di vedere che in fondo la vita poi si rinegozia, si eh, rimpasta e ricomincia. Quindi questo è il mio romanticismo, nel senso un credere nella possibilità che tutto possa ricominciare. Quindi nei sentimenti bisogna continuare a. Diventi un po' l'amica, no? Sì, io divento eh, molto spesso questi rapporti evolvono: il rapporto fra avvocato e cliente. Poi, quando si tratta di queste situazioni, di queste questioni, un rapporto anche molto personale, non solo professionale, ma anche di grande fiducia. E quando queste vicende, in un certo senso, si sciolgono nel corso dei tempi, rimane un rapporto anche umano. Quindi ho la possibilità di assistere a, a, alla prosecuzione delle loro vite. E questo è molto bello perché ti fa anche eh, conservare una fiducia nelle cose. Che è una cosa meravigliosa. Sì. Decisamente Sen importante. Sentiamo <ride> spesso parlare in questo periodo di truffe amorose. Ecco, fino a qualche anno fa, se qualcuno avesse parlato di truffe amorose, avrebbe detto: ma di che cosa stanno parlando? Invece, è entrato nel nostro quotidiano, nel linguaggio giuridico, nel linguaggio eh, diciamo, del, del nostro comune sentire. Che cos'è la truffa amorosa e come è ascrivibile da un punto di vista giuridico? Che cosa significa? Tanto è un reato. La Cassazione ha detto che è reato promettere qualcosa, un, diciamo, eh, illudere qualcuno dal punto di vista sentimentale solo per, eh, per poter ottenere dei vantaggi economici. Certo. Quindi è una, truffa. è una truffa. A tutti gli effetti. Tutti gli effetti. E, e abbiamo una casistica sempre maggiore, purtroppo, di queste vicende avvilenti in cui c'è da una parte il truffatore che è un personaggio alla ricerca di soldi e alla ricerca di una vittima. Venditore di illusioni. Venditore di un, un ladro, fra virgolette, nel senso che è qualcuno che si insinua nelle fragilità di qualcun altro. Quindi eh, vengono identificate delle vere e proprie vittime, delle persone che si palesano per delle particolari fragilità nei confronti delle quali si... Carpisca una, diciamo, una frustrazione di vita, una scontentezza, il studia, diciamo, sì. il la vittima studia. è molto spesso, statisticamente, sono donne donne dai 40 ai 60 anni circa, che vivono una vita a, a loro, eh, diciamo, secondo loro, una vita piatta, una vita frustrante, una vita che avrebbe bisogno di maggiori emozioni. Che probabilmente sono state deluse per delle relazioni pregresse andate male e quindi hanno una tendenza a credere. In quel corteggiamento, in un corteggiamento che viene studiato a tavolino dal truffatore, cioè da colui che eh, immagina cosa possa piacere alla sua vittima, diventa il poeta, diciamo, del quotidiano della donna, <ride> certo. no? il famoso poeta. Loro Cominciano sono bravissimi. Delle frasi effetto, anche. La, no? la, la, la forza delle parole nel corteggiamento certo. è una forza magari fanno copia e incolla con altre 3000 vittime se Dante e Petrarca fossero <ride> a, fo, avessero, <ride> fossero vissuti in questo periodo che, che post avrebbero pubblicato in un social network cioè avrebbero avuto centinaia di migliaia di, di seguaci, perché? perché le parole sono fortissime soprattutto nel contesto del social network, dove con la parola riesci a raggiungere qualcuno, con la parola giusta con i tempi giusti, col modo di corteggiare che quel qualcuno stava aspettando è facile corteggiare eh, con i social network è facile essere adescato su Facebook è facile che l'altro riesca a palesarsi con un'immagine particolare. Sì, sì, il famoso poeta Il principe, fa sorridere un po'. Bisogna studiano, dire anche vabbè, che al di là della tragedia. Studiano un'immagine che possa rispondere a delle precise esigenze eh. e quindi riescono a, a, a creare delle illusioni molto forti, delle emozioni molto forti e creano poi tutto un progetto. Certo di seduzione che sfocia poi tornando alle nostre truffe sfocia nella, eh, nella richiesta di denaro questa richiesta che viene un po' camuffata eh, bisogno, nella forma solo. di bisogno per cioè, esempio devo sostenere male, devo le, le spese di un intervento chirurgico oppure sono stato derubato oppure devo raggiungere una città per una questione di lavoro importantissima mm. e molto spesso ehm, creano anche la paura che qualora la, la somma di denaro non venga corrisposta il corteggiamento potrebbe finire finisce, da un giorno all'altro, non tu ci esci potremo fuori mai vedere esatto, non avrò la possibilità di incontrarti eccetera eccetera, quindi questo accade è ecco buono. il profilo però eh, diciamo del truffatore l'abbiamo identificato, non è abbastanza netto ci sono dei comportamenti stereotipati, però sì. è anche vero che se dall'altra parte domande e offerte si devono incontrare, se dall'altra parte c'è certo. una donna che è strutturata, che comunque non ha grandi fragilità, insomma è facile, è ben riconoscere, esatto, certo. è facile riconoscere il truffatore, no? perché poi questi truffatori seriali, questi poeti, come li possiamo anche definire con leggerezza, spesso sono, uh, hanno dei comportamenti... Atti, cioè praticamente ripetitivi, sì. eh, diciamo e poco credibili. Anche poco credibili. dipende dal, dall'intelligenza, non è detto che il truffatore sia un uomo poco intelligente no, 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 anzi. e quindi potrebbe sapersi camuffare molto bene. Così come la vittima, spesso eh, si tratta di donne anche di, di, una, di, 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 gra, di gran carriera, sì, donne sì, di sì, una sì, certa sì. Uh, levatura uh, culturale, sì, personale magari vivono un momento di fragilità. Esatto, Questa esatto. potrebbe essere La spiegazione. Quindi perché sennò... a volte si crede in ciò in cui si vuol credere <ride> o in ciò di cui si ha bisogno in quel momento, quindi non, non è semplice. La solitudine è un'alleata di questi truffatori, la, solitudine no? la cattiva oggi solitudine, è una cifra di moltissime persone. Perché eh, assistiamo diciamo, a, al disfacimento dei legami, a, alla creazione di queste relazioni molto fragili nelle quali non si vuole mai entrare veramente, si cercano delle relazioni superficiali perché siano poco impegnative certo. e dalle quali ci si possa liberare con facilità. Quindi è chiaro che la solitudine è sempre a portata di mano, si entra e si esce con molta velocità da una relazione. Molto spesso ci sono queste fasi di, di gran corteggiamento e poi il famoso ghosting, cioè... Improvvisamente si scompare perché? Perché non si ha più Perché sta cominciando ad essere profondo questo cosa rapporto. Qualcosa di concreto. Esatto. E questo fa Mordi paura. Mordi e fuggi, no? È un po' come il tempo a cui ci hanno abituati i social, no? Sì, cioè è, è, è quasi paradossale: si cercano relazioni eh, superficiali per mantenere la propria libertà, libertà di crearne delle altre. Cioè, quindi io non, non, posso, non voglio entrare troppo a fondo in questa relazione perché poi perdo la libertà di altre opportunità. In tutta questa ricerca quasi ossessiva, si resta fondamentalmente soli. Alessandro, tu sei esperto di diritto di famiglia e dirigi tante collane anche no? sì. giuridiche. Il matrimonio. Come si inserisce in questo contesto storico-sociale? Il matrimonio resta una delle speranze di serietà, di profondità, di sostanza. Perché, per, per, in base alla mia visione della vita e, e al fatto che comunque ho grande esperienza in questo, e ne vedo tanti che si eh dissolvono. Certo. No? Continuo a crederci perché una relazione per, essere, per avere una sua dignità ha bisogno di arrivare fino in fondo. Una progettualità comune. È necessario assumersi una serie di impegni reciproci, altrimenti non c'è niente. Il matrimonio è l'acme di questo progetto. È un momento di grande coraggio e credo che, che sia importante. Io lo rivaluto moltissimo nonostante tutto che è una cosa bella, sì, questa sì. non è un'idea romantica, è un'idea bella, non è solo romantica, no, no, è anche è molto concreta. Esatto, è anche molto concreta. Come donna, a chi ti senti più vicino? Allora, ne nei vari casi che hai trattato, tu hai trattato e tratti centinaia di casi. Allora, io cerco sempre di astrarmi dalle varie posizioni in conflitto. In genere c'è... Non è facile. C'è chi lascia qualcun altro. C'è chi è venuto meno ai propri doveri di lealtà, di coerenza, alle proprie promesse prima dell'altro. Quindi magari potrebbe essere la parte verso la quale si tende ad essere più solidali, più vicini. In realtà no. Io credo che la cosa più importante in queste vicende sia eh, salvare i legami fra queste persone. Molto spesso si tratta di coppie che hanno anche dei figli. Quindi verso chi io sono protesa. Intanto sono protesa verso la parte più debole, che spesso sono i figli, e che hanno bisogno di essere tutelati sopra ogni cosa. Quando non ci sono i figli, comunque eh, la nostra, diciamo anche la nostra etica professionale ci porta a salvare queste persone, a fare in modo che il loro rapporto non venga definitivamente dissolto, rovinato, eh, inquinato. Quindi lo è già, però è possibile che queste persone continuino a camminare ciascuna per la propria strada in maniera diciamo, rispettosa, mantenendo una comunicazione reciproca, soprattutto se ci sono dei figli. Loro continueranno ad essere una coppia genitoriale, per cui portarli in tribunale per certo. scandagliare certo. le varie responsabilità o meno è un rovinarli definitivamente. Quindi ecco, questo, è una cosa che fanno tante persone. Questo però, si eh. cerca? Sì. È una cosa che si tende a fare quando si è dentro e non si ha la lucidità di capire la comunicazione. La parte più importante da proteggere, qual è? La parte Forse. più importante da proteggere è il benessere di ciascuno. E secondo me, la, diciamo, il conflitto protratto non crea benessere, crea certo. malessere continuo. E... C'è una parte di te anche oltre. La parte romantica, la parte seriosa, quella giuridica, l'avvocato, ah. eh, lo dicevamo prima, segui centinaia di casi. C'è anche una parte molto ironica, ogni tanto compare qualche post tuo ah, su sì. Facebook che io muoio dalle risate. E per forza, una... dobbiamo, dobbiamo sorridere. Una storia sor... che ti ha fatto particolarmente sì. ridere, Beh, allora, so, legata per esempio a queste sono... indagini che si sì. fanno sui siti di incontri, queste cose qua. Allora, è <ride> una storia molto bella, divertente anche e che si è sviluppata nel corso degli anni e appunto il rapporto che si è instaurato con questo mio cliente, che inizialmente non era un mio cliente, un mio assistito, era una mia controparte. Io assistivo, assistevo l'ex moglie e lui era appunto la mia parte avversa, diciamo così. Quindi facemmo la separazione. Poi, dopo alcuni mesi, facemmo il divorzio. Dopodiché, lui nella sua vita ebbe un altro matrimonio. E Quando purtroppo anche questo matrimonio si è, diciamo, è arrivato a destinazione. Arrivò a capolinea certo. dopo non molti anni: lui cosa venne, rapida, una cosa una cosa, i rapida, più una cosa abbastanza rapida. Lui venne da me per essere assistito questa volta direttamente da me. E quindi iniziò il nostro rapporto, un rapporto molto, dico io, divertente. Perché? Perché dopo averlo nuovamente assistito, comunque aver gestito una sua vicenda personale, siamo rimasti molto amici. E capita questo, capita che quando lui abbia nuove relazioni, senta questo bisogno urgente di farmele conoscere. <ride> Io sono di me, iniziamo, con una scusa. Ma lui viene a trovarmi con la nuova compagna. Quindi chiedendomi larbatamente un parere. Un parere. Come a dire, Dici, ma che dice: Questo pure mi guaio di nuovo. Come va a finire? Senti, tra i clienti che si sono separati, però qualche corteggiatore ce l'hai avuto. Sì, è vero, è eh, successo anche questo, qualche, devo essere sincera. Ne ho avuto qualcuno, ma diciamo uno in particolare lo ricordo con grande eh, ironia perché, perché lui, eh, io assistevo lui, in una vicenda nella quale veniva accusato di ripetuti tradimenti dalla moglie. Quindi stavano separando, io, in un certo senso, avevo il ruolo di. Attenuare queste accuse, come a dire non è vero, non è, vero, ma è stato molto serio. Sì. Nel frattempo, quest'uomo con grande naturalezza iniziava a corteggiare me, che ero il suo avvocato, <ride> e che ero il suo avvocato in un ruolo ingrato: quello di, eh, di, 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 in un certo senso, di contestare tutte le accuse che gli venivano mosse dalla ex moglie. Quindi, era evidente che aveva una naturalezza nel corteggiare, non voglio dire chiunque, Però, ma quasi... Diciamo, è quasi un copia e incolla. Tra le frasi eh, incriminate, tra quelle proprio da, da corteggiatore, diciamo, eh, chiamiamolo coatto, dai, è un termine così troncante, ma rende Ora, molto bene l'idea. So. Frase... Uno dei messaggi che ti è capitato di leggere ah. no? tra le varie prove di tradimento, qual è quella più ricorrente, quella che più... Cioè, le donne ti dicono: Hai visto? Mi sta ah, tradendo. No, una cosa mo molto ricorrente, diciamo, un, um, eh, come dire, uno strumento molto ricorrente di, que di questi uomini, ma anche di alcune donne, è di dire che sono separati in casa. È un classico. Per approcciare questa, okay. diciamo, questa nuova relazione, non sono sposato, ma sono separato separato in casa, in casa. È, finito molto è, è finito tutto tra noi, è finito tutto esatto. tra noi. Le cose stanno così, ma conviviamo per i figli. Questo è, esatto. è un classico. Questo è un classicone, diciamo, e penso che una donna che non capisca che non c'è nulla di vero in questo, abbia dei problemi anche lei. Eh certo, eh, certo. È certo, è certo. C'è una fascia d'età delle donne, cioè ci sono donne più giovani, più mature, che si lasciano diciamo, più facilmente, uso un termine antipatico, lo so, ma è la verità. A bindolare. Diciamo che è la fase che caratterizza poi quella in cui ci si separa. In genere, adesso, prima era intorno ai 10-15 anni. Dopo i 10-15 anni di matrimonio, negli ultimi anni la, la durata dei matrimoni si è ridotta eh, in maniera significativa. Per cui abbiamo questi matrimoni di brevissima durata, coppie che si separano dopo due o tre anni, quattro anni, anche meno a volte. Prima, no, prima c'era un emivita. Era un po' più lunga e quindi diciamo che la donna fra i 40, come dicevo prima, i 60, un po' più fragile, forse. Perché forse non crede più nella sua femminilità, cioè perché, perché, quale, quale potrebbe essere la causa? Beh, voglia noi... di rimettersi in gioco, voglia di. Anche banalmente il fatto che i tempi per una donna stringano un po' prima rispetto a quelli di un uomo, probabilmente. Detto, ma dai. insomma, <ride> non voglio neanche farne un discorso generale. Certo. No, 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 credo molto che ogni situazione vada vista nella sua unicità, nella sua Quindi complessità. Non, non riesco a generalizzare troppo, però, sicuramente è più fragile una donna che ha 40 anni rispetto ad una molto più giovane che ha una visione della vita molto più lunga, più ottimistica, eccetera. Alessandra, tu hai due figlie femmine meravigliose. Sì. Cosa cerchi di dire loro in vista di questi matrimoni che, insomma, sembrano non poter durare necessariamente una vita come certo. magari è capitato. Allora, eh, intanto io non faccio molti discorsi, nel senso noi parliamo cerchi molto. di tirarle un po' fuori. Noi diciamo. parliamo molto, loro mi parlano molto di sé, della propria vita, delle proprie amicizie, eccetera, non faccio molti no. sermoni, fra virgolette, perché penso che la cosa più importante, di un, il ruolo di un genitore e la nostra responsabilità sia quella di dare un esempio più che di dare degli insegnamenti verbali che poi magari non corrispondano a quello che noi facciamo nella vita. Nella vita, nella parte pratica. E quindi loro hanno l'esempio di una donna che spero vogliano emulare, questa è la nostra res grande responsabilità: di degli esempi no? per i nostri figli. Ecco l'esempio di, eh, di essere delle donne e intanto indipendenti, sì. perché io lo dico sempre. Mentre spesso mi raccontano di qualche amichetta che parla del desiderio di sposare tizio, piuttosto che. Io dico sempre: questo non deve il essere, non deve essere il... un obiettivo. <ride> no, L'obiettivo deve essere quello di essere delle donne comunque realizzate in qualcosa che vi piace fare nella vita. E la parte affettiva verrà da sé, nella quale bisogna comunque essere libere. Libere di scegliere o di non scegliere. Non c'è uno schema da seguire. Ecco, questo secondo me è fondamentale. Tu scrivi, lo abbiamo detto prima, eh, testi ovviamente giuridici, sei un avvocato. Eh sì. Non hai mai pensato di raccogliere tutte queste chicche che ogni tanto pubblichi su sì, Facebook? Me lo dicono tante volte. <ride> me lo chiedo. post, sì. cioè uniti e, e mi toccherà che farlo. L'ultimo che ho letto era Uniti da, da un contratto di compravendita, una cosa del genere. È era... possibile, <ride> non me lo ricordo, ma devo dire che ho talmente tanta carne al fuoco. Che dovrò farla, questa cosa e non l'ho fatta solo per mancanza di tempo, perché veramente è una vita strapiena. Di... Come imposteresti la cosa? Cioè, da dove partiresti? Perché sono, sono, ripeto, centinaia di casi quelli che tratti, quindi sono tante donne che incontri, tanti uomini, come imposteresti la cosa? Mi piacerebbe dare eh, una visione sempre leggera leggera, nello stesso tempo proiettata verso il futuro. No, non mi piace quando le persone eh, vivono queste vicende con, eh, con il peso eh, eccessivo no? eh, della fine di tutto, non è mai la fine di tutto, quindi mi piacerebbe rappresentare queste. Eh, queste storie anche nella loro evoluzione successiva quindi non solo storie della fine di un amore ma storie in cui la vita ricomincia e, e si rimette in gioco questo è importante secondo me studiare i rapporti eh, eh, come anticipavamo all'inizio no, della trasmissione e non restare invischiati in tutta questa atmosfera di ciò che finisce quanto può essere difficile per un avvocato Vivendo anche il proprio rapporto, per me non, non lo te lo stato. chiedo personale, perché non... Per me è stato un privilegio, perché ho imparato tante cose. Per me è stato un privilegio. Mi ha, eh, mi ha suggerito quali errori non dovevo fare, soprattutto con i miei figli, e, e nelle relazioni con gli altri. Quindi sono stata molto fortunata, cioè non, non mi ha spenta questo. Mi ha protetta molto invece. Quindi secondo me, e io vorrei dare agli altri quello che ho ricevuto io, da, dalla mia esperienza professionale così ricca ad oggi e che continuerà, spero, per molti anni, è, è stato un grande privilegio per me, mi ha insegnato molto. Quindi no, 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 non c'è assolutamente nessun disincanto. Assolutamente. No, no, Gli no. angoli che fotografi di Roma, sì, che sì. troviamo sempre sui tuoi post di Facebook... Cosa rappresentano? Perché ci sono del, delle. fai degli scatti, a volte che insomma. Sì. Sono degli scatti particolarissimi. Sì. L'ultimo mi ricordo questa donna vestita di rosso, proprio un esempio sì. pazzesco di passione. E c'era un periodo. E, e quello pauroso. è stato un tema che ho sviluppato: la donna vestita di rosso. Le vedevo e le fotografavo in tutte. in, in queste cornici meravigliose di Roma, che secondo me è la città più bella del mondo, e. E per me era anche l'architettura delle relazioni, nel senso che mi piaceva vedere l'elemento umano in queste architetture meravigliosa. È un po' come immaginare una casa con dentro una famiglia. Eh, ho sempre avuto l'amore per, eh, per l'architettura, intesa proprio come eh, L'estensione dell'uomo dell e del, del raggruppamento di, di questa rete di affetti che si riunisce in un posto, ecco, la casa, la casa familiare. Tra le città tue, tra la Puglia, il Lazio, eh, tu vai spesso anche a Milano per sì. lavoro. Una Des cosa che ami di più, Roma l'hai detto, delle altre città che fanno parte della tua vita quotidiana, perché ti muovi. Sì, mi piace scoprire l'anima delle città, nel senso che ogni città ha un'anima e non è facile scoprirla. No, Ci cioè, ho messo no. molti anni per respirare bene quella di Roma, è una, una città è, per molti versi... Unica? In, unica, unica. E profondissima, è piena di tante di tante cose. È ricca, una città ricca. Di stratificazioni infinite. E Milano eh, ancora non sono riuscita ad espugnarla, a capirla bene. La sto scoprendo. Piano Però piano. ti piace da un punto di vista professionale, vedo, perché Sì, è un'altra dimensione. Il un Tribunale di respect. Milano è stato sempre un faro. Per tutti i tribunali d'Italia. Parlo del tribunale della famiglia, un tribunale che okay. ha fatto scuola, che ha iniziato molte correnti coraggiose e, e lì eh, ho, lavoro in maniera diversa, senza nulla togliere agli altri. È un'altra eh, un dimensione. Mi piace molto, piace molto sperimentare questa nuova dimensione lavorativa. Da alcuni anni sono anche a Milano. Che bello. E adesso però tocca a te salutare gli amici di, dell'Angolo d'Italia con un pensiero no. sull'amore. <ride> allora, senza amore non c'è vita, non, non siamo nulla. Non e quello che conta sono i legami, e lo dico sempre e alla fine della nostra vita: conta come abbiamo fatto sentire gli altri, e, e questo loro lo ricorderanno di noi cioè non, non contano il resto delle cose che abbiamo fatto, conta quello che siamo riusciti quello a costruire. È quello è l'essenziale. Esatto. Grazie per grazie essere te, stata grazie. con noi, sono stata contentissima. Questo regalo è bellissimo. <ride> io ti voglio di nuovo avere ospite perché grazie. voglio parlare delle storie ironizzate. Di, Va bene, eh, un po più, ce ne più. Diciamo, diciamo, diciamo con leggerezza così mettiamo insieme, insieme tutte queste anime tue sì. che in qualche modo... Questa sera alla QTV ci mi fa piacere dell'amore grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie. Amici di la Qtv dell'Angolo di Katia, ci rivediamo come sempre in questa cascata di petali rosa per l'aprile rosa dell'angolo di Katia. Grazie per essere stati con noi! Ciao!